Ciao, io sono Maria e questa è la Cucina in 4K con Maria. Ciao a tutti! Visto che siamo ancora nel periodo di carnevale, dopo le chiacchiere che abbiamo preparato insieme la settimana scorsa, oggi mi piacerebbe deliziarvi nuovamente con un altro dolce veramente godurioso. Le castagnole, diffuse anch'esse in tutta Italia, sono bombette perfettamente rotonde, fritte, poi farcite con crema pasticcera ed infine cosparse di abbondante zucchero semolato, come prevede la tradizione. Partiamo subito con l'impasto, per il quale useremo 260 ml di acqua a temperatura ambiente, 40 g di burro, un pizzico di sale, 30 g di zucchero, 150 g di farina, buccia grattugiata di un limone bio ed infine 3 uova medie. Inizio mettendo l'acqua a riscaldare sul fuoco. Aggiungo il burro, il sale e lo zucchero e faccio sciogliere il tutto. Ovviamente questa è la mia ricetta. Se qualcuno di voi la prepara in modo differente, può farmelo sapere nei commenti. È sempre un piacere imparare cose nuove. Quando comincia a sobbollire unisco tutta la farina e aiutandomi con una spatola mescolo e lavoro la pasta fino ad ottenere un composto omogeneo che si stacchi con facilità dalle pareti della pentola. Trasferisco la massa in una boule di vetro e lascio intiepidire per alcuni minuti. Dopodiché aggiungo la scorza grattugiata del limone, che sia biologico, mi raccomando, scorzetta che darà quella nota di profumo e sapore in più. Incorporiamo le uova, uno per volta, aggiungendo il successivo solamente quando il precedente sarà completamente assorbito. Come potete vedere, io per comodità adesso sto mescolando con delle fruste elettriche, ma se voi preferite potete continuare con la spatola oppure con il cucchiaio di legno. Siamo pronti per cuocere le castagnole e aiutandomi con un cucchiaio, modello delle palline non troppo grandi, e le friggo in olio di arachidi bollente a 180 gradi, poche per volta, in modo da non abbassare troppo la temperatura dell'olio, lasciando cuocere finché tutti i lati non saranno ben dorati. Lasciamo per ora riposare le castagnole ed intanto ci dedichiamo alla preparazione della crema, che poi è la stessa che ho usato anche per farcire le golosissime brioche alla crema pasticcera, che si prepara con del latte, lo zucchero semolato, amido di mais,
un uovo intero e aroma di vaniglia o quello che preferite. Faccio spazio. Prendo una ciotola abbastanza capiente ed inizio versando 150 g di zucchero, 40 g di amido di mais, l'uovo intero, ed infine 2 cucchiaini di vaniglia. Ed aiutandomi con una frusta a mano, incomincio a mescolare bene il tutto, fino a che il composto non sarà del tutto amalgamato e privo di grumi. Metto da parte fino al momento del suo utilizzo. Dopo aver collocato un pentolino sul fuoco, faccio scaldare mezzo litro di latte intero e lo porto fino a sfiorare il bollore. Ora che il latte è caldo, lo aggiungo all'impasto e con la frusta a mano mischio l'amalgama. Ricollo con la padella sul fuoco, verso il liquido nella casseruola e aiutandomi con una spatola riprendo nuovamente a mischiare, fino a quando la nostra crema non si sarà addensata. Se avete domande, dubbi o qualunque altra cosa, scrivete un commento, sarò felice di rispondervi. E come sempre, per non perdervi le prossime ricette, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un mi piace al video. Vi ringrazio di cuore in anticipo. Quando la crema pasticcera è pronta, la verso in una ciotola di ceramica, la ricopro con un foglio di pellicola trasparente per alimenti e prima di adoperarla la lascio completamente raffreddare. Dopo aver riempito di crema una siringa da pasticcere, riprendo le castagnole e visto che è carnevale, un periodo dove per qualche giorno possiamo dimenticarci della bilancia, le farcisco una ad una con una dose abbondante. Infine concludo tuffandoli nello zucchero semolato. Fatemi sapere se questo dolce vi è piaciuto e arrivati a questo punto, come al solito, se la ricetta ti è piaciuta, un bel like è il modo giusto per farmelo sapere assieme ad un commento. Per altre ricette iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao da Maria!